E rieccoci nuovamente qui insieme a Delsin. Reggie prende il volo. Vediamo, se avessi addosso uno di questi cosi vorrei sbarazzarmene il prima possibile perché. Assolutamente. Beh, perché sono davvero orrendi e anche perché sembrano proprio gridare: Avanti, attaccatemi, sono un bioterrorista sospeso. Dunque, c'è bisogno di un luogo appartato dove spogliarsi, con una porta che si chiude a chiave e qualcosa dove sederti mentre ti cambi. Tipo Un il orologio cesso? chimico sarebbe perfetto. Si potrebbero prendere due piccioni con una fava. Vediamo È un allora se ci inizio. sono i piccioni. No? Niente piccioni? Peccato. Trova il conduit in fuga. Già, potresti insegnarglielo tu. Splendido, dei teppisti di Tipo? lingua. Ecco qua. Falli, ubliotta! Ma stai buono tu, cretino. Allora, cosa sta. Niente. Purtroppo non sapremo mai cosa stava per dire Delsin. Sappiamo solamente che sta gente qui non era tanto simpatica. Allora, dov'è il bagno? Eccolo qui. Sì, grazie. Lo so, tranquillo, sono un uomo del popolo io. No, sono solamente un uomo No. con dei poteri. D'accordo. Anzi, neanche un uomo, sono solo un ragazzo, sono proprio giovane, 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 fresco ancora del campo sportivo. Dai. Nah, peccato. Vediamo, ce n'è ancora uno, in teoria. Eccolo qua. Sei tu quello giusto? No, peccato. Mi fa piacere che la gente comunque ci continui a gridare dall'altra parte della strada. Dio ti benedica, ragazzo, porca miseria, sì. Non sono del DUP e non sono neanche uno stramboide che se ne va in giro ad aprire i bagni occupati. Oh. No, aspetta, l'ho visto prima io. E che cacchio, raggiungi il conduit in Meglio, li sono fuga. veloci. Peccato che lo sia anche io. Meno male che ho cambiato il mio Ehi, elemento. Delsin, mi trovo nel quartiere Lantern. Sei ancora qui? Era ora che ti facessi vedere. Dicevo, Che sta meno male che ho succedendo? Non assorbito c'è un il neon paio d'ore e mi prima trovo con degli angeli di che fare la attaccano lanterne dal missione. cielo. C'entra sicuramente il conduit che cerchiamo. Ho liberato dei prigionieri che stavano per essere trasferiti dal DUP. Forse uno di loro. È una fortuna che tuo fratello sia qui. Il mio Da. compito è catturare i fuggitivi. Ok, cerchiamo chiunque indossi un giubbotto giallo e nero. Ne ho visto uno a terra allo In-Game Market. Sembrava difficile da tirare via con tutti quei lucchetti. Devo ammettere, fratellino, che stai diventando bravo nella caccia all'uomo. Una volta tornati a casa potrei nominarti mio vice, così finalmente avresti un lavoro. No, Ma dai! grazie. Un poliziotto in famiglia è già abbastanza imbarazzante. Esatto, che stronzo. Allora, trova il conduit in fuga nel quartiere Lantern. Ehi là? C'è qualcuno qui? Ce n'è uno intrappolato su una gru! Andiamo a prenderlo! Mi State a dispiace se venire vengo fermi con voi. voi? Ma ci paga ogni strao! Ecco qua, non devo colpire i civili. Fermo. Preso. Ho attaccato un civile per sbaglio. Che palle, fermo lì tu. Allora, tu rialzati. Tu stai buono. Guarda, sapevo che finiva così. Sapevo che avevo la carica piena e che avrei attaccato qualcuno per sbaglio. Fare il cattivo è sempre la scelta più facile. Non devi preoccuparti. Non devi preoccuparti delle conseguenze. Che palle! Non vi potevate levare. Ma tu sei un poliziotto. Non so se ho fatto la scelta giusta ad fermarlo, però. Allora, aspetta. Fermi lì! Preso ed è meglio che me ne vado. Ecco fatto! Niente più droghe in mezzo alle strade. Anche se per qualche ragione ho dovuto fermare anche i poliziotti. Che fossero corrotti? In tutto ciò mi manca veramente pochissimi punti per. Esatto, aspetta. Forse riesco a farli. Dicevo, mi mancano pochissimi punti per salire di livello. Aspetta, forse. Forse riesco a farli giusti giusti grazie ai
russi che attaccano la città con la droga. Dov'è il conduit? Dove sei? Oh, oh, fermo! C'è... Bella questa battuta. Ecco fatto. Dov'è il conduit in fuga più che altro? Certo, invece voi dovreste rimanere tutti qua. Datemi un secondo, il tempo che arrivo al livello superiore e vi apro il culo in due a tutti. Ma questo tizio qua? Ecco fatto, vabbè, l'abbiamo sistemato noi. Oh, calmo. Ma stai zitto, scemo. Preso. Mentre tu vendi la droga, certo. No, nemico giustiziato, dai. Forza, Delsin. Spara le gambe. Cacchio, ho finito i colpi. Aspetta. Preso. Datemi un po' di neon, per favore. Ecco qua. Conduit in fuga. Eccolo là. Ci penso io a te, non ti preoccupare. Sono un figo, non sono un pazzo. Sono un figo, non sono un pazzo. Lo giuro, sono una brava persona. Sì, 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 non ti faccio niente, frate. No, no. No, no, non far... Oh, bella presa, pennuto. Raggiungi l'angelo che sta trasportando il conduit. Un attimo. Purtroppo, col potenziamento base, non è facile correre all'infinito. Avete ragione, devo fare un po' di missioni secondarie, ma il problema è che continuando a registrare non ho il tempo anche di fare le missioni. Mi soffiano i conduit e non tengono il passo. Allora, sempre la stessa storia. Già, e se gli angeli non fossero abbastanza, c'è anche una banda di brutti ceffi a caccia. Questi già sono gli Aculani, un gruppo di teppisti incazzati che seminano scompiglio nel quartiere internazionale. Ma va? Chi l'avrebbe detto? E ora è andata bene. Quelli sono bastardi di prima categoria. Oh, oh, rilassati. Penso che sia arrivato il momento di chiamare i rinforzi. Incontriamoci allo Hingei Market, vicino ai bagni chimici. Mi è venuta un'idea folle. Ok, d'accordo, fratellino. Ascolta, non so cosa... Puoi fidarti di me, sono un poliziotto. Ho notato che ti piace ripeterlo. Beh, oh, è un vanto, comunque. Solo che vorrei riuscire ad aiutare ancora qualcuno prima di fare la missione, giusto per avere lo scatto infinito, giusto per quello. Ehi, lasciate in pace sta gente, forza. Cretini. Ecco qua. Ho fatto tutto quello che c'era qua in giro, ma non è abbastanza. Delsin, puoi venire qui, cazzo? Sono in un... occupato! In un bagno chimico, tutto solo, in mezzo al mercato. Vabbè, dai, arrivo, dammi un attimo. Dammi un attimo. Dai che forse questo mi basta. Speriamo. Oh, finalmente, cacchio. Dai. Ne è valsa la pena, fratellino. Ne è valsa la pena, fidati. Possiamo correre all'infinito. Il che può sembrare una cavolata, ma è un ottimo potenziamento. Eccomi qua, Regi. Con gli elicotteri sopra, intanto. Cosa? Che ne pensi? Non è simpaticissimo da infilare, soprattutto qua dentro. Qualcuno ha mangiato thailandesi. Ma che te ne pare? Inseguimi. Vuoi che io ti insegua? Sì, 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 dammi la caccia, sparami. Sparami vicino. Vicino. E vediamo che succede quando arriva uno degli angeli. Già, perché sappiamo tutti che con gli angeli vado forte, vero? Se ti prendono, bello, Dio solo sa dove ti porteranno. Lo so, ok, ma senti, hai presente quando perdi il telefono e prendi il mio per ritrovarlo? Usi il cercatelefono. In questo caso abbiamo un GPS. Quindi sei una specie di microspia gigante, ok? Esatto, ma l'importante è essere convincenti, ok? Non troppo, ma abbastanza da fregare gli angeli. Non mi sparare al culo, va bene? La testa è troppo convincente. No, no, dai. No, via il fumo. Non fare il coglione. Non male. Ma con l'elicottero messo là dietro, porca troia. Che stronzo. Fingi di inseguire Regi. Paura. Sono un bioterrorista. Fuggite via, terrorizzati. Bastardi. Meno male che le cose sono indistruttibili. Oh no, non mi arrenderò mai. Porca troia. Sono l'unica cosa di cui dovremo... Mangio i bambini e... i gattini. I conduit non gattini fanno niente del genere. Meno male che abbiamo abbattuto almeno un elicottero, va?
Ti sto inseguendo, bioterrorista, fermo! Non scappare oltre! Guarda che con me rischi grosso! Piu! Dai però, anche tu, non ti bloccare in mezzo al nulla! Trema, mi sa che... mondo, al cospetto dei miei poteri! Inchinati alla mia grandezza! Non inchinarti, sul serio! Dai però, quanto ci vuole per sti angeli, veramente! Fuggite, terrorizzati, mortali! Potrei sciogliervi la faccia usando solo il mio mignolo! E i poliziotti certo. Se la fanno sotto. Mi serve, esatto, un po' di neon. Ecco qua. Eccolo e l'angelo! Si decolla! Ehi, segui il mio telefono! E non sì, sì, ti seguo. Tanto il coso è infinito adesso, non ti preoccupare. Dov'è? Eccolo. Non ti preoccupare, Regi. Ehi, puoi rallentare un po'. È la mia prima volta con un angelo, sai? La mia prima volta con un angelo. Allora, aspetta, già che ci siamo a sto punto, sfruttiamo gli angeli. Sfruttiamo gli angeli per questa situazione. Ma segnale, Regi! Cerca di fare più attrito con il vento o qualcosa così. Niente, non posso sfruttare gli angeli a mio vantaggio. Volevo usarli per distruggere le torrette e, e distrarre il DUP, ma mi sa che probabilmente potremo fermarci a chiedere è meglio di no. Non mi dispiacerebbe. Non mi dispiacerebbe che cosa, Regi? Non lo sapremo mai. Ah, di nuovo in una zona con le radio, cavolo. Fermo lì, Angelo. Preso, in volo tra l'altro. Video angeli, avrei dovuto prevederlo. Sì, così, continuate a venire, vi abbatterò tutti. Distruggili, Così, continua a sparare allo schermo. Penso che tu li stia davvero ferendo. Il problema, esatto, è che non so se stavo beccando o no lo schermo. Non sai fare di meglio? Combatti come un cherubino! Combatti come un cherubino, anche tu però dai. Che cazzo, non gli dare fastidio a sti mostri. No, ho sbagliato. Vabbè, in realtà no. Però... dov'è? Ecco fatto. Mettila di svolazzare e fammi prendere la mira! Non riesco a capire perché non riesco... a colpire l'ultimo schermo. E che cacchio, sì, finalmente. Madonna mia. Un po' troppi. Quanti schermi ancora devo distruggere? No, aspetta. Non ho capito. C'è ancora uno schermo o cosa? Forse devo distruggere gli angeli. Ah no, ce n'è ancora uno. Ho bisogno di neon. Scappa. Riuscirò a distruggerlo, Meno male che sotto qua non mi possono prendere, dai. Scappa. Ecco qua. Meno male che qui nascosto non mi vedete. Cretini. Perché non ho mai abbastanza neon per sparare più di due colpi? Sti sassi qua non bastano, me ne serve di più. No, qui non ce n'è. Mi serve del neon. Dove sono? Va bene, eccolo qua. Sai cosa, tra l'altro? Visto quello che stiamo facendo, facciamo due potenziamenti, dai. Ecco qua. Un po' di razzi in più a sto giro ci fanno comodo. Vediamo se... nasconditi! Dicevo. Vediamo se un po' di razzi in più fanno comodo. Ecco qua, un altro è andato. Un
Un altro è andato, ne rimane solo uno. Uff. Non mi piacciono le pubblicità. Ok. Dove si è cacciato? Andato. Tutto a posto, fratellone. Tutto a posto. L'idea peggiore del mondo. Oh, ma che diavolo. Te lo concedo, fratellone. Come scavivai talento? Che c'è? Funzionato, no? Abbiamo trovato il covo del conduit angelo e ora lo staniamo. Che fai? Vieni con me? No, dire di no. Mi tolgo questa roba. E poi piango fino ad addormentarmi. Laggiù ci saranno quintali di assurda merda acuminata e quella, fratello, è tutta tua. Oh mio Dio! Non ti arrabbiare, sai? L'idea è stata tua. Sei zitto! Dire una parola. Adesso arriva una macchina e lo investe. Tutto un buff e vola via. Che faccia compiaciuta da stronzo. E niente. Reggie prende il volo.